Allora, buongiorno a tutti e buon 2021 a tutti i lettori di Cronache Picene. Con la fine del 2020 siamo arrivati a metà del nostro mandato, una prima metà che ci ha dato molte soddisfazioni, a cui abbiamo anche raggiunto importanti risultati, almeno coerenti con quello che era il nostro programma amministrativo. I risultati più importanti sono il rifacimento della strada transcollinare, l'installazione della casetta dell'acqua, che è una cosa che è piaciuta molto alla città e ci ha fatto risparmiare ben 750.000 bottiglie di plastica. E abbiamo migliorato la raccolta differenziata portandola dal 47 al 72%, abbiamo riqualificato via Diez mettendo le luci, facendo gli asfalti, nel senso mettendo a posto anche quel muro che era pericolante, e siamo partiti anche con il progetto di riqualificazione energetica di tutta la pubblica illuminazione. A questo poi ci si aggiunge magari un progetto che ha avuto anche molto successo e anche molto risalto anche sulle testate locali, quello del progetto Cicogna Amiga, che è sempre un progetto ecologico che vuole spingere le persone a utilizzare i pannolini lavabili piuttosto che quelli usa e getta. Nella seconda metà del nostro mandato dobbiamo raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato in questa prima metà. Il primo frutto che raccogliamo è notizia di oggi, e si è conclusa la gara d'appalto per la riqualificazione dell'asilo Il Passerotto, quindi a brevissimo partiranno i lavori di questo asilo che era rimasto, diciamo così, colpito dal sisma in maniera un po' invisibile perché non se ne erano accorti prima chi ci aveva preceduto. Inoltre, vogliamo ottenere il risultato di partire con la riqualificazione della pista di pattinaggio. Stiamo finendo il progetto esecutivo e quindi dopo il progetto esecutivo partiremo con l'affidamento dei lavori. Inoltre, stanno per partire a Casteldi Nave, che sono tutti soldi già impegnati, una serie di lavori che vanno a sistemare tante piccole cose che magari erano state un po' dimenticate. Pensiamo ad esempio alla riapertura di Via delle Querce, pensiamo all'apertura finalmente dopo 15 anni che i cittadini aspettano del parco di Via Trento, pensiamo al completamento del campo di basket di Via Vignà, perché prima era un campo da tennis, è stato trasformato in un campo di basket e ora lo stiamo rifinendo per renderlo ancora più accattivante di quello che è. Faremo una nuova area per cani nella parte alta della città e infine, secondo me, che l'opera poi a cui anche noi come amministrazione ci teniamo molto è dobbiamo gettare le basi per la riqualificazione del salotto della nostra città, ovvero la riqualificazione di Via Cirola. Questo sarà un progetto che coinvolgerà tutta la città e i progettisti locali, perché vogliamo che diciamo che il biglietto da visita di Casteldi Lama sia il più bello e il più coinvolgente possibile. Un caro saluto e buon 2021 a tutti.